always looking for that renegade. I calls it like I sees it, a spade is a spade. A good man is a thing of yesterday, yeah. They don't want them a good man who will hold his heart out in his hand. They don't need them a good man. No matter where he stands, they just don't give a damn. No matter how much it hurts, they always go back to make it work. Baby, he won't treat you better, just worse. So when you're ready to change your I'll be here just to kill in time. Don't take too long, girl, 'cause I'll be gone. Life's a long road to walk alone. They don't want them a good man who will hold his heart out in his hand. Don't give a damn, 'cause no matter how much it hurts, they'll always go back to make it work. Baby, he won't... Segnare si può, buongiorno. Buon pomeriggio a tutti quanti. Un saluto, Lucia, ti ho vista al volo. Grazie per essere con noi. Un saluto al nostro ospite, ragioniere Giuseppe Imperato, con il quale facciamo il punto. E io, scherzando, dico sempre mai una gioia, perché speriamo sempre di avere qualche buona notizia che, ahimè, purtroppo non arriva mai. È vero? I tempi. Con questi tempi, esatto, tempi che corrono, sono brutti per tutti. Non sono buoni, non sono buoni effettivamente. E un salutone anche a tutti i nostri amici dell'Angolo del Confronto, chi ci ascolta, chi ci ascolterà, e naturalmente un buon weekend a tutti quanti, perché adesso si avvia. L'ultimo weekend di sole, qualcuno ha detto. Qualcuno dice di sì, speriamo che almeno il sole non ci abbandoni, ecco, se si vuole abbassare un po'. Non ci possiamo lamentare da maggio. No, questo no, però. Anzi, io per me capisco, il caldo è stato un po' una tortura. Lo è stato per tutti noi. Lo è stato per tutti. E anche, diciamo, assolutamente per quel che riguarda la natura, no? Cioè, la natura, la siccità, proprio... abbiamo avuto delle conseguenze purtroppo esatto, negative. Ne abbiamo patite, scusate. Abbiamo patito tutto. Quindi, oltre alla crisi energetica, anche la crisi idrica, che purtroppo preoccupa maggiormente, ancora di più dell'altra. Esatto, su questo assolutamente ti do ragione, anche se magari qualche giorno di sole senza proprio schiattare me lo godrei volentieri. Adesso è piacevole, esatto. Avrebbe dovuto essere così tutta la stagione, senza quei picchi di caldo, diciamo così, esagerati, torrido, che purtroppo ha dato parecchi disagi un po' a tutti, ecco, voglio dire. Assolutamente, tra l'altro abbiamo accennato ad alcune situazioni che adesso comunque riprenderemo, no? Legate proprio al problema, diciamo, ecologico, al problema ambientale, a questo equilibrio che si va perdendo. Che è un problema, diciamo, tra virgolette transitorio, per quanto grave, quello che le nazioni non stanno, e comunque tutti ogni anno si parla di questo, i vari G7, G8 e G20 che siano, ma si rimanda sempre, ecco, quello è abbastanza tra virgolette vergognoso, perché si rimanda sempre questo problema, diciamo, annoso e gravissimo per il pianeta, quindi quello esatto. della salvaguardia e del pianeta, e diciamo un'inversione di rotta per quanto riguarda il clima.
esatto, perché abbiamo già ha assunto testato un verso, diciamo, abbastanza diciamo non deleterio per tutti noi, perché è un dato, diciamo, oggettivo riscontrato e riscontrabile sempre dell'aumento delle temperature. Esatto, ne abbiamo potuto quest'anno che ci porta la, quindi scioglimento proprio... dei ghiacciai, però quest'anno hanno posto l'accento molto sul fatto proprio dello scioglimento, appunto della retrocessione dei ghiacciai, che quello deve far molto, cioè deve far pensare, ma di correre abbastanza in fretta ai ripari, perché con quelle le riserve idriche si assottigliano, e quindi non è che ci aspetta un grande futuro, perché purtroppo questi sono diciamo fenomeni che poi si ripercuotono sul lungo tempo e molto, diciamo, deleteri per proprio la popolazione stessa, per l'ambiente, per l'atmosfera e per il pianeta. Assolutamente, come dicevamo appunto, finalmente, perdonatemi, è un termine infelice, ce ne stiamo rendendo conto, no? E questo è un aspetto che è stato negato per mille motivi per molto tempo, no? Però io non so perché ogni anno si rimanda sempre la, o comunque si adottano dei piccoli palliativi, perché comunque si continua a utilizzare, perché cosa porta lo scostamento climatico? L'utilizzo dell'energia dai fossili. Esatto. Quindi lo sviluppo di anidride carbonica, che ha bucato già ormai l'ozono, i raggi del sole che vengono diritti, quindi aumento della temperatura a livello del mare, che poi procura, infatti poi per i prossimi, ho letto delle previsioni un po' a medio-lungo termine, ci aspettano, diciamo, tra settembre e ottobre, ci aspettano questi violenti temporali che possono poi sfociare, quindi clima prettamente tropicale, subtropicale, che possono poi sfociare in alluvioni, disastri, distruzione e quant'altro. E che abbiamo già anche testato, tra l'altro. E quindi sì, anche da questo punto di vista, esatto, non è che abbiamo... No, chiaro. Dobbiamo lì sono tutte le nazioni che prendere consapevolezza, esatto, e assolutamente magari cominciare a mettere mano a qualche risoluzione, ma che sia... efficace. Certo, non quelle soluzioni un po' che poi nemmeno si adottano, perché comunque si continua ad andare sempre sulla stessa strada, almeno io vedo, non c'è nessun, anzi, ogni anno che passa i fisici e gli esperti del settore rilevano sempre un incremento sempre della temperatura, e quindi con conseguenze non buone per tutti. Esatto. E, tra l'altro, mi dicevi che volevamo fare un accenno. Diciamo facciamo anche noi, facciamo un po' di un omaggio alla regina Elisabetta, che io ritengo sia stata proprio come capo di Stato effettivamente, ecco, quella è una delle poche personalità al mondo rappresentative proprio dell'unità nazionale, ma dell'unità sia di un popolo che è l'Inghilterra, ma anche poi di tutta la di tutto quello che era il... Io sono stato in Inghilterra 50 anni fa e ricordo che all'Inghilterra aveva ancora il Commonwealth, quindi aveva più di 50 anni fa, nel 72, sì, 50 anni fa esattamente, e aveva ancora le, diciamo, tra virgolette, le proprie colonie, ancorché non come nell'Ottocento, eccetera, però aveva tutta quella serie di stati associati, come fosse l'Unione Europea adesso, allora era il Commonwealth, tra cui c'era ancora l'India, l'Australia, eccetera, e in Inghilterra era già allora, 50 anni fa, questa persona rappresentava effettivamente sia l'unità degli inglesi, ma anche di tutte le nazioni, diciamo, sotto l'egida dell'Inghilterra. Una personalità rappresentativa, equanime, forte nella sua, diciamo, personalità, nel suo rigore, ecco, che univa comunque popoli anche di diverse culture, di diverse etnie.
Sì, c'è da dire che effettivamente dal punto di vista oggi era rimasto simbolo, io ritengo che oggi la riflessione che faceva era rimasta l'unica forse nel mondo che effettivamente rappresentante, quindi al di sopra, come hanno anche giustamente fatto osservare autorevoli commentatori, al di sopra delle parti politiche, perché ogni nazione oggi ha i presidenti o i monarchi pochi, i presidenti della Repubblica comunque sono rappresentativi di parti o fazioni. Questo è effettivamente, diciamo, chiamiamo l'ultimo monarca, l'ultimo re rappresentativo proprio dell'unità di un popolo, e non solo del popolo inglese, ma anche di, ripeto, di tutte quelle nazioni che sono state, sono ancora oggi affiliate commercialmente o per vincoli di consuetudine, di tradizioni all'Inghilterra, ancorché nazioni libere e comunque indipendenti, ma hanno ancora questa reverenza, questa, diciamo, questo afflato, questa riconoscenza verso la monarchia inglese. Una personalità forte, no? Questa donna pur piccolina, ma con personalità importante, che cioè... un po' come la regina Vittoria dell'epoca del Novecento, quindi una personalità forte. Molto personalità forte, esatto, che poi si può condividere o meno, no? Ma è proprio il personaggio che interessa, il personaggio che unisce una nazione. Quindi al di sopra delle parti unisce una nazione e tanti popoli. Io ripeto questa mia esperienza di 2 anni in Inghilterra, dal 72 al 73, ricordo proprio quello. Attraverso la BBC, io seguivo la BBC perché ero andato lì per imparare l'inglese, e tutte le nazioni, diciamo, avevano sempre dei collegamenti a tutte le nazioni, ancora c'erano nazioni africane o anche soprattutto dell'Africa, che comunque avevano ancora uno stretto contatto e quindi un rapporto, diciamo, abbastanza stretto ancora con l'Inghilterra. Poi si capisce, le cose sono cambiate, ma comunque è rimasta ancora l'effigie di questa persona che ha riunito per tanti anni popoli e soprattutto la nazione inglese, ha rappresentato benissimo la nazione inglese. Torniamo invece in Italia, sì. In Europa, abbiamo detto che saremmo tornati. L'unica notizia che ho sentito oggi dice che loro avevano deciso l'altra settimana di mettere uno stop al prezzo del gas. Hanno rimandato la decisione, non so se l'hai sentita, al prossimo mese. Con ciò ribaltando il problema sui singoli governi o sui provvedimenti che dovrebbe prendere ogni singolo governo. Ci aspettiamo per la prossima settimana, hanno varato, parrebbe un altro pacchetto sui 12-13 miliardi di euro di aiuti, penso, si spera, almeno per sostenere almeno le imprese, da quel punto di vista, almeno le imprese, poi anche le famiglie. Dovrebbe essere un provvedimento di attuazione della prossima settimana, quindi, però come vedi non c'è una risposta. Io ritengo non c'è una risposta univoca e diciamo concertata, proprio perché lì effettivamente è tutta l'Europa che sta diciamo patendo, certo, questa situazione, hanno rimandato il, adesso non si sa per quale motivo, diciamo questa che potrebbe essere stata una misura abbastanza, diciamo, importante per far sì che tutti coloro che avessero pagato un prezzo diverso sarebbero stati penalizzati, e quindi in qualche modo si regolamentava un po' il mercato, ecco. E quindi ecco che abbiamo anche nuovo, qua vedi, ancora, dobbiamo dare una notizia diversa. Abbiamo ancora e l'ho sentito proprio oggi, se qualcuno è stato attento alle varie, ma l'ha ripetuto, molti notiziari hanno ripetuto questa novità, che praticamente il prossimo mese sarà rimandata di nuovo, comunque è stata slittata la decisione di assumere un prezzo massimo. Sì, sì, un tetto, diciamo, tetto da non superare, certo. Al prezzo del gas. Ecco,
Ecco, e quindi in questa situazione che ci dobbiamo aspettare? Ci dobbiamo arrangiare, come sempre, almeno parliamo dell'Italia, ci dobbiamo arrangiare, punto interrogativo, siamo capaci oppure ci saranno delle misure tali che ci consentiranno almeno alle attività di poter proseguire? Speriamo. Beh, speriamo di poter intanto avere qualche risposta, no? Perché poi qualche risposta effettiva. Concreta. Esatto, perché in questo momento sentiamo tante parole. Non dimentichiamo che siamo in periodo di campagna elettorale, quindi sì, sentiamo veramente. Questi sono, tutto, questo prescinde dalle prescinde, il no, tutto ho capito, prescinde perché. Però rimane oramai, il fatto che ci sono comunque le elezioni, che il governo comunque è in una fase di grande confusione, però sono di conflitto. Che comunque sono decisioni che vanno prese ad horas, nel senso che il prezzo è, praticamente il prezzo viene quotato ogni giorno, è sempre del gas alla fonte, è sempre in ascesa, quindi le forniture sia dalla fonte che a livello, diciamo, capillare prima, avvengono tutti i giorni, quindi non è che possiamo aspettare la fine della campagna elettorale più le elezioni politiche. Ma io concordo, vada bene, cioè non stavo dicendo questo perché sono in disaccordo, anzi, no, è chiaro, però sono provvedimenti che forse, ripeto, molte volte io dico, ma non sanno manco loro quello che effettivamente debbano fare, perché poi ci sono voci contrastanti, alcuni dicono che con le sanzioni la Russia sta patendo, altri invece parrebbe proprio di no, perché secondo altri questi popoli, cioè la Russia che fornisce, diciamo, la materia prima, pare, cioè guadagna in un mese quello che guadagna in 6 mesi o in un anno in questi periodi. Sì, quindi da una parte gli abbiamo quasi fatto un piacere, no? Bene, che non sono voci anche quelle contrastanti, certamente. Io ritengo dare più ragione alla seconda ipotesi, perché effettivamente c'è la sofferenza, ma da parte di tutti gli stati, attenzione. Certo, certo, perché siamo comunque alla mercé, perché ne dipendiamo, quindi chiaro, inevitabilmente. Perché prima che si facciano dei nuovi impianti, si creino delle nuove risorse, si creano gli stoccaggi, diciamo, necessari per far fronte a questa crisi, si spera, temporanea, passa un po' di tempo. Ebbene sì, infatti. Quindi adesso, tant'è che il fatto stesso che ritengo che se loro in Russia fossero, diciamo, penalizzati dalle sanzioni o comunque avessero dei contraccolpi negativi all'interno, non proclamerebbe, dice, no, noi col prossimo, diciamo, prossima settimana, tra 10 giorni, tra 15 giorni, chiuderemo definitivamente le forniture. Poi non si sa se sono minacce solo per indurre la controparte a mitigare le proprie, diciamo, decisioni, ma comunque probabilmente in questo momento penso che una posizione di forza ce l'abbiano loro, che comunque oggi come oggi forniscono a quasi tutti i paesi europei, quindi partono da una posizione di forza, certamente. Assolutamente, ritengo. Sì. Tra l'altro, adesso dai, permettimi una battuta, no? Ci stanno elargendo tutti i consigli, no? Risparmiate su questo, risparmiate su quello, sì, risparmiate. Adesso c'è come la se noi non fossimo abbastanza in ansia e già non stessimo, sia per quel che riguarda la luce, sia per il gas, sì, cercando di vedere come fare per poter risparmiare qualche soldino. L'unica, no? Notizia che, vabbè, quello è, sì, quindi un grado in meno è una riduzione dell'orario di accensione dei riscaldamenti, almeno per adesso, perché sì, diciamo, ripeto, permettimi una battuta, un po' come quando esce fuori il caldo e ti dicono, allora cercate di non uscire nelle ore più calde della giornata, vabbè, chiaro. Possibilmente magari anche no, cioè, voglio dire, chiaro. Però sono quelle, purtroppo non sono misure strutturali. Ma assolutamente no, infatti. Perché quello che impatta non è che il riscaldamento certo è sulle persone, per carità, uno potrebbe anche, ma le forniture di energia primaria sono sulle attività, è lì il problema. Quindi mancanza di quindi aumento sconsiderato che va a volte oltre il 50%,
del costo aziendale fa sì che se si è alle spalle un po' coperte e nemmeno più di tanto, si fatica un po', ma chi è proprio, diciamo, malmesso è costretto a chiudere, quindi posti di lavoro che vanno via, quindi crisi economico-sociale. Esatto. E riflessi soprattutto sul sociale relativamente ad un probabile, anzi forse quasi sicuro, aumento della disoccupazione. E per se forza, non, perché se le aziende non riescono a far fronte, ma è far quello, fronte è ai quello, costi... Considera che è un esercizio pubblico che non consuma, e consuma l'energia, ma paga più, la bolletta è al 50% in più. Figuriamoci un'azienda che è qua, non dico quasi raddoppiato, ma ci siamo quasi, cioè se paga 10 ne paga 18, 17, 18 al mese di energia, perché purtroppo deve alimentare impianti o macchinari che necessitano di grosse quantità di energia, di gas, di energia elettrica e quant'altro. Esatto, e quindi insomma certo che questo alone, no? questa preoccupazione comunque continua, che aleggia sulle attività. Chiaro. E quindi di Chiaro. Conseguenza alimenta quell'incertezza che dal mio punto di vista limita gli investimenti che invece servirebbero, no? Manca la liquidità, non riesci proprio, di proprio a far certo, fronte. Non ne parliamo di investimenti perché qui siamo al discorso della sopravvivenza. Sì, in molti perché casi assolutamente l'investimento sì. Si ha nel momento in cui l'azienda va bene o comunque riesce a coprire i costi, anche se va in pari, non realizza o realizza un piccolo utile, allora forse può pensare. Qui invece si sta parlando della sopravvivenza. Esatto, cosa di ben molte diversa aziende. E lo spettro della recessione è dietro l'angolo, perché effettivamente a luglio abbiamo avuto, in effetti io non so perché, a luglio abbiamo già avuto un primo assaggio il bello viene adesso, tra agosto e settembre. Perché adesso che c'è il picco, si è registrato ad agosto, dell'aumento del megawatt, del costo del gas a megawatt, come viene, diciamo, misurato, ecco, quindi che è schizzato a circa 300 euro al megawatt ora. Quindi il contraccolpo è adesso, quindi le bollette che arriveranno questo mese per agosto, sperando che poi ad agosto sia ancora un pochettino limitato perché c'è un po' la chiusura feriale, ma comunque ha il suo impatto, e certamente a settembre proprio si avrà col massimo, diciamo, impatto negativo, diciamo, pensabile. Ecco, è per questo che, come dico, quando noi ci incontriamo io apro il nostro appuntamento con questa frase triste, però voglio dire, che dobbiamo fare? È la realtà, no? Mai troppo una gioia. E quindi siamo qua che aspettiamo, sì, in qualche modo di vedere. Diciamo che tutti i problemi sono purtroppo azzerati, forse anche, non lo so, se a livello anche della campagna elettorale, perché la preoccupazione è grande per tutti, ma soprattutto per le famiglie, per le imprese, quindi massima è l'attenzione, massima è grande la preoccupazione per la, ripeto, sopravvivenza, altro che investimenti, altro che... Sì, e no. Capisci che questo crea, fa passare in secondo ordine tutto, anche l'impegno che possa essere sociale, in politico, quello che sia, fa passare tutto in secondo ordine, perché qui parliamo della sopravvivenza di migliaia e migliaia, decine di, forse qualche milione di persone. Ecco. Di insomma, persone a livello, e anche di aziende, del livello industriale, commerciale. Come dicevi tu, no? Anche perché tu, essendo occupandoti... No, ma lo vediamo già, proprio... lo vedo già, anche perché, non alcune aziende... non ne parliamo delle metalmeccaniche, ma allora sulle attività, ripeto, dei servizi, dei consumi e dei servizi, l'aumento è stato del 50 secco minimo, quindi 2.000 paghi 3.000, ecco, questo è il minimo. Poi non ne parliamo, non ho chiesto ancora sulle aziende industriali manifatturiere, ma adesso sono ferme ancora, ma alla ripresa avranno una bella sorpresa, perché lì forse addirittura è raddoppiato.
Sì, anche perché poi dipende anche dal, diciamo, dal peso del consumo rispetto all'attività. Certo, ogni azienda non ha purtroppo, non ha il frigo, la lampadina o la lavatrice, no, loro hanno macchine operatrici che purtroppo... Importanti, certo, che hanno un consumo elevato, quindi o fermano la produzione oppure... fanno fronte alle bollette. E di nuovo parte, si capisce, cassa integrazione, tutto ciò che sono le varie cose, però questa volta se effettivamente, allora si spera sempre che, si deve porre, si capisce, in principio si dovrebbe porre fine alla guerra, o comunque a questo, diciamo, clima che ci attanaglia da più di 6 mesi. E poi dopo ridiscutere. Perché indipendentemente dalla scelta politica delle nazioni o che esse siano, c'è purtroppo un problema generalizzato che investe tutti gli stati, almeno in Europa investe tutti gli stati. Quindi è ora che una coscienza comune, una comune decisione faccia sì che si possa, perché sennò effettivamente moriamo tutti. Ecco. Non è che ci sono tante vie d'uscita. Tante vie d'uscita, hai ragione pure tu. Senti un po', c'è qualche news, qualche novità che hai percepito, no, qualche sensazione diversa? No, è solo questi, hanno fatto, ripeto, questo decreto che potrebbe uscire la prossima settimana per... Probabilmente dovrebbero dare un sostegno alle imprese, non so se sotto forma di bonus, sotto forma di sconto, almeno della parte, perché poi in Italia, anche negli altri paesi, ma in Italia poi si aggrava il problema perché i consumi elettrici, gas, eccetera, sono gravati dalle imposte, oltre che dell'IVA, anche dalle accise e quant'altro. Certo. Quindi, secondo me un primo, allora hanno già dal punto di vista per esempio del carburante, tant'è che abbiamo visto che si è riportato un po' a livelli un po' normali, hanno congelato le accise. Sì, una parte delle accise. Sì, sul carburante. Sì, sì. Quindi ci si augura che almeno quello potrebbe già essere, seppur minimo, ma qui secondo me occorre un intervento strutturale effettivamente di dare tipo un bonus, tipo un intervento economico alle aziende, perché non riescono a sopperire alla nuova realtà. Certo, purtroppo il nostro tempo è finito e non siamo riusciti di nuovo a dare, a dare delle buone notizie. Naturalmente ci diamo appuntamento alla prossima settimana, sperando di avere informazioni in più, di vedere se effettivamente questo decreto di cui stiamo parlando è annunciato ieri, però darà qualche, vuol dire, un piccolo sollievo in qualche modo alle attività, perché poi la preoccupazione le famiglie, tanto quanto ritengo, poi per carità ognuno, riscaldamento, uno, visto che sono 3-4 anni che dobbiamo dire che gli inverni non sono proprio di quelli rigidi, per carità, ci sono anche delle situazioni particolari, ma forse le famiglie, forse un po' di economia o comunque un po' di risparmi eccetera potrebbero fare. Quello che preoccupa sono le aziende, io ritengo sono sempre le aziende che a questo punto la crisi energetica prelude comunque a una crisi ben più generalizzata e grave di mancanza di fatturato, mancanza di occupazione e di lavoro, di chiusura, certo, di liquidazione e quant'altro. Anche perché questo tra l'altro cade a pioggia sulle persone, e questo, no? Poi cade sulle persone e quindi si innesta di nuovo una crisi socio-economica abbastanza preoccupante e rilevante. Bene, mi piacerebbe veramente, sarei felice di fare una puntata con delle buone notizie. Non possiamo farlo, fino a questo momento non è stato possibile, ma mai dire mai, no? Non mai perdiamo la speranza di poter vedere, speriamo, almeno dare notizia, che ne so, della fine del conflitto, da almeno cui poi partire partire su nuove basi. Esatto, con basi nuove. Secondo me è deleterio per tutti, ma anche per le parti belligeranti, perché
non è che si addiviene a granché, perché poi la situazione, almeno da come ce la raccontano, sembra abbastanza statica. Non è che cambia, ha solo la conseguenza negativa di procurare questi disagi a loro in quanto parti belligeranti, e poi agli altri, noi che siamo chiamati in causa. E non dimentichiamo che comunque in questi casi ci vorrebbe un po' un movimento di buonsenso, no? Che parta un po' da tutti, ecco, da tutte le nazioni soprattutto. No, esatto, e poi ripeto, parliamo comunque di persone che sono coinvolte nel conflitto, sì, no? Quindi parliamo di tante cose tutte insieme. Sì, però è inutile continuare su una specie, perché sennò continuando così effettivamente moriamo. Non è che moriamo tutti, ma anche loro non è che si addiviene poi a una conclusione. Facciamo una specie del Vietnam di 50 anni. Ma quello intendo, no? Cioè, quindi parliamo di che duriamo 10 anni e poi dopo alla fine nulla di fatto, e abbiamo solo provocato un'ulteriore crisi. Un ulteriore disagio, e però oggi come oggi provochiamo un ulteriore disastro economico. Esatto, teniamo in conto che c'è la vita delle persone in ballo sul posto, e anche insomma le conseguenze da tenere ben in considerazione. Chiaro. Speriamo di poterci incontrare dare qualche buona nuova, come dicevamo. Vi auguriamo a tutti quanti un buon weekend. Buona domenica. Okay. Ringraziamo il nostro ragioniere Giuseppe Imperato e facciamo il punto, e nella speranza che possa portarci venerdì qualche buona. Venerdì ci vediamo a mezzogiorno, andiamo in diretta a mezzogiorno, cambiamo l'orario del nostro molto appuntamento. Bene. Alla prossima, e mi raccomando, buon weekend a tutti.